Federico Buffa racconta. Charalampos Lycogiannis. Charalampos Lycogiannis nasce al Pireo il 22 ottobre del 1993. Un comune greco dell'Attica situato a poco più di 10 km a sud-ovest del centro di Atene, con la quale è unito tramite una serie di sobborghi. Charalampos nasce proprio qui, in mezzo alle barche e alle colline del Pireo, in una location da campione. Arrivò mezza Grecia a vederlo nascere. È incredibile. Lyco è un bambino sereno e vivace. All'età di 5 anni, nel mitico 1998, il nonno Charascarsos Lycogiannis, da non confondere, leggenda del calcio greco, decide improvvisamente di fargli prendere a calci una mela. La qualità è immensa, la gioia della famiglia uguale. Il nonno Charascarsos decide che il nipotino deve seguire i suoi passi. Lo porta ad un provino dell'Athletic Pireo, rigorosamente a cavallo, per due motivi. Per primo, già sapeva che il nipote avrebbe sgroppato sulla fascia, proprio come un cavallo. Il secondo, non per importanza, riteneva da eretico addirittura far sporcare le scarpette a colui che un giorno avrebbe dominato la Grecia. È incredibile. Ovviamente il bambino viene preso ancora prima di toccare il campo di gioco, era già scritto, era tutto scritto. Serviva l'undicesimo per potersi iscrivere al campionato. Il nonno lo lascia al campetto. È un evidente passaggio di testimone tra due generazioni. È l'inizio di una nuova era. All'età di 9 anni, Charalampos sembra ormai un bambino prodigio. Ha conquistato il cuore di tutti, persino delle bandierine che non vedono l'ora di piegarsi sotto la sua impavida esultanza. Molti per il suo aspetto lo chiamano il Messia, sembra una divinità. Nel 2004, durante una partita di campionato Under 14, perché lui sì, già ci giocava, nonostante avesse ancora 11 anni, venne notato da sua maestà, non ci capisco un Carsos, osservatore di punta dell'Olympiakos, top club greco. Lycogiannis di nuovo affronta il provino, incontra i nuovi compagni e sbalordisce tutti, neanche a dovervelo dire. Nei campi dell'Olympiakos lo chiamano ormai El Messi. La A sembra essere ormai stata dimenticata. Il suo mancino strega tutte le reti della Grecia, da nord a sud, da est ad ovest, dal deserto al mare. Nel 2012 Charalampos, ormai ragazzo grande e responsabile, esordisce in Champions League. Incredibile. La partita fu incredibilmente vinta in trasferta sull'ostico campo del Montpellier per 2-1. Tutti sono in visibilio e non si risparmiano i paragoni con il nonno Charascarsos. Nel 2015 avviene l'inaspettabile. Bussa alle porte dell'Olympiakos, uno dei più grandi club d'Europa, lo Sturm Graz. Incredibile. Grandissima squadra austriaca dove già aveva scritto la storia suo nonno Charascarsos. Quindi Charalampos, che possiamo ormai chiamare in via confidenziale Chara, in lacrime per la gioia e anche un po' per la nostalgia di casa, non può rifiutare. Anche in Austria cambierà soprannome da El Messi a Alberto Carlos, per poi passare a El Fenomeno. Un nuovo Ronaldo era in Europa. In Austria Lyco, o Chara, come vogliamo chiamarlo, inizia a sentire la mancanza del cibo mediterraneo che tanto amava in Grecia.
Inizia infatti a mangiarsi dei gol troppo facili, soprattutto per un fenomeno come lui. Si affaccia dunque verso l'Italia, ma le offerte sono troppe. O meglio, se la contendono Napoli e Cagliari. Il neopresidente Giulini vuole regalare un primo fenomeno alla Sardegna. Per prendere lui avrebbe fatto davvero di tutto. De Laurentiis non vedeva l'ora di riavere Maradona a Napoli. È l'inizio della fine. I due decidono di sfidarsi in una sfida culinaria. Pizza per il Napoli e porceddu sardo per il Cagliari. Giulini, che proprio stupido non è, sa che Chana Lampos è allergico alle acciughe. Con un piano tanto diabolico quanto geniale, distrae il buon Lico, o meglio, è il fenomeno de Grecia, il fenomeu de Grecia, e riempie la sua pizza di acciughe. De Laurentiis se ne accorge troppo tardi, ed è già finita ormai la gara di cucina. E una volta terminato tutto, si sfogò ai nostri microfoni. Ma vedete, vedete che siete tutti delle merde, questo è un complotto organizzato dalla Juventus, dalla FIGC, dal Castel du Calcio, dalla UEFA, da tutti quanti. Io volevo Maradona, Maradona era qua seduto a tavolo con me e me l'avete avvelenato, siete tutti delle merde, siete tutti delle merde. L'esito della sfida era ormai chiaro. Con un Licco Giannis intossicato e più morto che vivo, il Cagliari si aggiudica il suo cartellino per ben 900.000 euro, una cifra incredibile. Questo momento è già entrato nella storia. Pensate che addirittura i nuovi testi scolastici aggiungono oggi un nuovo capitolo finale per parlare del fenomeno de Grecia. E di nuovo l'inizio della fine. Lico ha difficoltà ad ambientarsi. Il suo mancin sembra averlo ormai abbandonato. E iniziano ad arrivare anche i primi fischi in Italia. Da El Fenomeu e del Messi passa a scarso Giannis. Chara si sente ancora un ragazzo e ci rimane male. Non capisce che tutto questo fa parte del gioco e inizia a deprimersi, a chiudersi su se stesso. 30 presenze e 0 gol in 3 anni. Il mitico mancino, che sembrava aver stregato non l'Europa, ma il mondo, ha smesso di funzionare. Lico non si riconosce più, quasi si odia, ma rimarrà per sempre nei cuori di tutti come El Bidon de Grecia, soprannome un po' diverso da quello con cui era partito, ma che lo tengono di diritto dentro la storia. Questa era la carriera di un fenomeno decaduto in miseria, che proverà a riprendersi tutto ciò che gli è stato ingiustamente tolto.